È partito. Ciao Annabelle. Da quello che ho visto sembra molto carino. Un early access va bene. Aspetta, datemi Wanna Sgaru. Datemi solo Wanna Sgaru. E ci sono subitissimo. Ok. Eccolo. New game, standard, zen. There are a few dangerous animals for a best all-around gaming experience. No then. you're new to the you have a look for some time, but you want a survival challenge. The fuck? I'm a true survivor. They don't know. Ciao Ale. Bella cappellaio. La maggior parte degli animali sono friendly, ma gli orsi no. Ma di solito sono intorno a del buon loot. Io adoro il buon loot. Bella damned. Sono un ciclope. Sono un fottuto ciclope. F2 su Subbit. Ticket. Feedback. Ok. Minchia, primo gioco che parte con la che puttana. Opzioni. Bloom. Ultra quality eyeing. Eyeing. Wildlife spawn density, che cazzo sono gli animali, diciamo normal. Ok. Beh, perde un po' di frame. Ah, è il blur, ok. Ambient occlusion. Ok. Abbiamo preso una fear plank. Premi tab per aprire il tuo inventario. Ok, ho uno zainetto. E un outfit da boscarolo. Che bello come gattera la roba. Vedi proprio, cioè, ti dà il senso di lui che si inginocchia per prenderli. Ok, prenderò dei materiali a caso, come si fa in ogni survival che si rispetti. Minchia, ma per la prima volta devo alzare la sensibilità. Dov'è? Mouse in keyboard? Porca puttana, sei bassa, regà. Ma che cazzo? E Lovely Shile con i 29. Welcome back, thank you, grazie mille. Ok, c'è un coso di alert, tipo. Cosa sei tu? Ah, posso ripararla? Ok, mi servono 6 plank e 10 stick. E mi riparo la cosa qua. E andiamo a prendere queste cose, credo che sia tipo il tutorial. Sbaglio, c'ho il FOV un po' basso. Cioè il mio campo visivo è tipo 4 terzi. È una mia impressione. Forse è la grafica che mi frega. I don't know. Bella Sargon, buon dì. Buona pappa Annabelle. Quanti me ne mancano? 3 stick. Prova a alzarlo. Ma non credo che ci sia il FOV. Figurati Gianni. In basso a destra c'è anche l'icona del sonno, sì. Adesso vediamo. Abbiamo sonno, temperatura, fame. Rani infortunato, stamina, indicazione, time to take a break.
Ah, è la stamina, ma vaffanculo. Pensavo fosse tipo il coso del pericolo. Fuck me. Ok, cabin, new extension, cooking room, crafting room, storage attic. Ok, Gary, posso salvare, dormire e metterci la roba. I'm a home. Ok, qui posso dormire. Qui posso mettere giù la roba. Qui posso salvare. Qui posso fare la crafting room. Oh, steel wire mi servono. Cooking room mi servono i bolts. Quindi ok, tutta roba che al momento non posso fare. Ho una lista dei recipe che posso fare? No. I funghetti. Golden chanterelle. Ok, questi li posso mangiare anche crudi che vanno bene. Questi mi abbassano la vita? No, nel senso che te ne danno molto poca. Ok, va bene, andiamo in giro a cercare. Ma c'è una mappa? Ottimo, non torneremo mai più a casa. Nice. Uccellini. No, questi scattini mi danno un po' inchiurlo, eh. Però vabbè. Cioè, nel senso, graficamente è anche caruccio, però non così caruccio da dire scattini. Che cazzo. Ah, ma mi lascia l'indicatore. Per la casina. Ok, il muschio. Buono il muschio, raga. Voi prendete i funghetti. Mettete nel muschio una sottiletta, vero Joe? Una sottiletta, mamma mia, viene un passo prelibatissimo. Ok, da quello sto lontano per il momento. Alvi approva. Alvi ci metterebbe sopra un tubetto di maionese. Splash. Ah, si sente ed è anche bello questo suono di quando cammini, molto realistico. Mi piace molto. Però quando ci salti dentro non fa un cazzo. Eh no. Bella Wesley con i 18, welcome back. Vabbè, non si può mica aver tutta la vita. Beh, tra l'altro è una pre-alpha, quindi a 0.3.16 siamo veramente early. Cioè, praticamente ai tempi miei una 0.3 era... Cioè, era il codice dove dovevi scrivere raccogli mushroom, open the door, kill the animal. Un po' troppo celeste. E vabbè, questo... Ma sai che non mi dispiace la grafica, eh? Ok, devi stare fermo per la stamina, perché sennò sale un cazzo. Ma io dove la trovo quella roba lì? Secondo me mi sono bevuto qualcosa, raga. Cioè, perché mi chiede già le robe in metallo. Dove cazzo le trovo le robe in metallo? Forse devo dormire, magari succede qualcosa. Vabbè, finiamo di fare il giro da sto lato. Magari devo trovare una texture bella. Minchia, se cadi dalla montagna non ti fai niente, ma se cadi qui sei fottutissimo, raga. Ciao Neo. Magari devo trovare un ex campo militare, esatto. Oh, magari devo trovare una chest. Du 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 du.
Tildino col Twitch Prime, uno nuovo, thank you so much e benvenuto, grazie del supporto allo stream. Thank you, welcome. Allora, no, qua c'è altra roba, però non vedo né mob né un cazzo, ho anche messo hard io. Strano. Vabbè, proviamo a dormire. Grazie Tildino, benvenuto. I'm starving. I'm fucking starving. Mi mangerò delle black mulberries che, io vado ghiotto di black mulberries. Ah, questo non lo puoi mangiare. Questo rischi di avvelenarti. Ok, mangiamoci i funghetti. Sto morendo di fame, sono mangiato due funghetti. Minchia, adesso corro come un dannato, sono tutto felice. Ah no, wait until night time vuol dire che devo aspettare notte per dormire. E Gianni, ma come faccio? Cioè, dove li trovo i chiodi? Servono i cosi di ferro ovunque. Nello storage box non c'è un cazzo. Sono tipo le Morositas, esatto. Vabbè, no, proviamo a riandare di qui. Tiriamo su quel che troviamo. Vabbè, però forse è notte, tra poco. Cioè di sì. Erano le ali di un uccello. Ho assolutamente sentito delle ali di un uccello sbattere vicino a me. I beat. E già qui era che impazziamo per trovare i beat. Minchia Atlas, i beat per... Così era l'elefante che voleva i beat. Fottuto elefante. Erano ali di pollo, ciao Maci. Porca troia. È partito lo scratch del coso con... Non ho letto. Bella Maci con i due anni. Thank you, welcome back. Cos'è che c'era scritto, regà, di stare imboscato nell'erba per non farmi sgamare dall'orso? Oh, la madonna, quanto è grosso l'orso. Era enorme. Oh, la madonna, regà. Oh, shit. Oh, la madonna. Ma sei cretino? I'm bleeding! I'm fucking bleeding! Tranquilli, bagnoppando vado... Vedi che c'è la chest? Qui c'è una chest con la roba in metà... Shit, me la rompi! Dove è andato? Non mi vede più. Come lockpick. Ah, che vita di merda. Guarda però... Oh, baby. Se n'è andato? Ruby Beat Seed. Merda, non ho spazio. Shitteroni. Tanto no, dai, figurati se mi avveleno. Good. Una blueprint. Ok, per il lockpick, good. Sì, ma il bleeding come me lo levo? Cazzo. E questo va cucinato, vaffanculo. Ma prendilo, non devi fare leave, devi fare loot. Dovete scrivermi in gigante loot. Voglio tornare a casa, voglio tornare a casa.
Mi morire, Johnny. Beh, la pago con i 27. Ma che cazzo, ma i seed occupano uno slot l'uno? Cazzo butto. Il muschio. Vabbè, tanto qua ci dobbiamo tornare, fanculo. Andiamo a casa, vediamo se dormendo mi ripiglio. Oh, è lutala. Ma che? Ma come freezing? Mica che vita di merda. Porca puttana. Non ci passa in mezzo all'albero, non ci passa. Fuck you, bitch. Dov'è? Oh, cazzo. Ah, minchia, si è tirato drittissimo. Ok, bella roba, liar. Ciao, Luke. Beh... Oh, ho cliccato io, eh. Ce la dovrebbe fare. Minchia, raga, mi è arrivato un treno in faccia. Ah, per essere la prima run non è andata male. È che mi sono perso il tutorial su quel cazzo di cosa. Allora, tiriamo dritti di qui. Era... Dove cazzo era, raga? Di qua? Tiriamo dritti di qui. E vediamo. Ok, raga, la prima morte è scriptata. Adesso vado, c'è la stessa roba ma non c'è più l'orso. Per farti capire che è procedurale, eccetera, eccetera. Cosa ne sapete voi? Che siete dei common viewers. Guarda, guarda, guarda il coniglio, vedete che è procedurale. Prima non c'era il coniglio. Ciao, Brain. Avete cambiato anche la mappa? Non era mica qua. Cambiato tutto, raga, un altro gioco, dobbiamo rifare il tutorial. Ci sarà un drago. Dove cazzo era? Dai che c'erano le ceste, c'erano le robe good. Cos'è quel robo lì? Madonna mia, raga, non vedo l'ora di mangiarmelo quel cazzo di coniglio. Come faccio a farmi una lancia, un arco, un lanciarazzi? No. Guardalo, cioè mi sta sfidando. Resta qualcosa da mangiare con lanciarazzi. Ma il coniglio c'ha tutti gli ossicini piccolini. E poi te li... quindi rimangono già belli cotti. Che non mangio il coniglio da una vita, raga. Ma proprio una vita. Avevo letto Among Teens. No, quello ci gioco off stream. Sto facendo la perfect run. Sta andando abbastanza bene. Among Teens. Teens chiaramente di 19 anni in su, neanche 18. Cioè... Ah, vedete che è procedurale? E minchia, ma non ho un cazzo per rompere. Cioè, non può prendere una di ste plank tipo e mettersela in barra e picchiare come un fabbro, no?
Sa che mi conviene. Vabbè, sta roba che va cucinata vaffanculo. Quella che va mangiata me la mangio, perché sennò... Tofu! Sì, sono stronzo che ogni volta schiaccia esche per uscire, va bene? Non c'è bisogno che lo diciate voi. Me lo dico da solo? Così non potete dirlo voi. Così fa meno male se me lo dico da solo, ok? Che anch'io ho dei sentimenti, ciao Joker. Però prima avevo trovato una blueprint, ora non ho trovato una blueprint, quindi è tutto random. Forse però con questi due cavi... Oh, 5 ne ho trovati, what? Con 5 cavi secondo me... No, aspetta, queste sono le rope. No, no, steel wire. Go. Ah, torniamo e vediamo cosa riusciamo a fare, ma devo prendere dei legnetti, credo. Ciao Willy. Sembra molto chill. Johnny si è appena arrivato. Figa, mi sono preso un cacciatorpediniere negli occhi. Sono andato dalla parte opposta. No, zero, ti sbagli. È procedurale la mappa, è cambiata. Non è mica la mappa di prima. Secondo te sono cretino che sbaglio strada? Ma io non lo so. Ma lo facciamo della Last of Us 2, ovvio, raga. Cos'è? Dopo domani? Il 19? Bella Nader. Nostro al day one The Last of Us 2. Can't wait! Ma da quello che si è visto sembra figo figo figo. I turni psid. Ah, tanto qua alla fine in questi posti qui ci devi tornare perché sono le casse da rompere. I nails, need nails. Ok. Quanti ne hai persi stamattina di game? Boh, ne ho fatti 5, ne ho persi 3, non mi ricordo. Io sono abbastanza contento, sono andati tutti bene per me i game. Ah, bella Brain con i 22, Maverick con i 6. Thank you, thank you. Giustamente poi mi devo pentire di streamare League of Legends ogni volta che lo faccio perché la chat diventa toxic. Poi non è la chat, sono quei 4-5 elementi. Però in realtà, per quanto mi riguarda bene. Volevo scrivere Sam culo in chat e poi andare via ma non ho avuto tempo. Prova! Prova! Uno, due. Dai, ne mancano due. Eccone lì uno. E voilà. Go. It's house time. No, amo, sono dovuto ricominciare perché mi è arrivato un treno merci in faccia. Credo che sia stato un bug del gioco. È una pre-alpha. Ciao Ele con i 19, welcome back, thank you, thank you. Ah, mi serve un... No, mi serve un altro... ma che vita di merda! Allora, dobbiamo fare... Save. Salvato.
Mi serve un muschio e 8 plank. Che cazzo faccio di qui? La crafting room, credo che sia essenziale. Allora, 1 2. Chantecler qua me lo mangio. Merda! Discard. Devo mettere giù la roba, sono uno stronzo. Se faccio discard scompare, vero? Sì. Fammi svuotare. Bella, lì ho i 26, welcome beccherino. Allora, le corde le mettiamo giù. Questi che cazzo sono? Non me lo dice, va bene. Chiodi mettiamo giù, questo mettiamo giù, mettiamo giù, mettiamo giù tutto. Tranne questo che tanto lo devo staccare. Sono uno stronzo! Allora, devo trovare un muschio e... Non si vede da qua? No. 12 plank. Muschio, muschio. Il muschio è umidiccio e riesco a sniffarlo da lontano. Dov'è? Muschio, muschio. Dove sei? Io sono muschio. Ciao Alex, buonasera. Zio Carlos, stai bene attento a come ridi, capito? E te hai preso una brutta strada, zio Carlos. Ti teniamo tutti d'occhio. E non in una maniera positiva, hai capito, zio Carlos? Stai molto attento. Prima stavi sul cazzo solo a me, adesso sei sul cazzo a tutti. Bravo, fai progressi. E vedi, tipo la steel pipe, cioè non la posso usare come arma, niente. Cioè questo trova un fottuto tubo di ferro e non lo usa come arma. Cioè ci sono intere saghe di videogiochi che ruotano intorno ai tubi di ferro e questo no. Se sei una pussy, cazzo. No, mi mancano 2 plank e un muschio. The Muschibus, dove sei, muschio? Ah, it's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, among the trees. No, cazzo, per le nuove regole di Twitch tu non puoi cantare una canzone e cambiare le... I'm sorry, Twitch, ero convinto facendo così. No, mi prego, non chiudete tutto. Non chiudete tutto, devo mangiare mia moglie, mia figlia, dobbiamo mangiare tutti, c'è la pizza lunedì. Clippate la scena pietosa, la useremo come prova in nel momento del ban. Secondo voi è perché mi sta crescendo il muschio intorno alla faccia che c'è quella roba intorno? Vedete che intorno alla telecamera? Forse il muschio me lo posso togliere dalla faccia ora. È fatta, easy, ho trovato il muschio. Tengo famiglia, esatto. Oh, dai, un tronco di quelli spappolati. Dove cazzo... No. Magari sei stanco. Ah, devo dormire. Minchia, inizia a andargli in pappa al cervello. Trovassi il muschio sarebbe fantastico. Sto frizzando! Sto frizzando! Bravo, Takeo, scaldami col tuo yodel. Osar Rashin, grazie per il follow, benvenuto. Sempre peggio. How can I try to explain? Ma secondo voi rispondono le risorse? Sì, freezing, starving, mica che vita di merda. Mangia i beat, non mangia i beat, mangia i funge.
Anche tu, prometti o niente? Ciao, Yami, benvenuto. Allora, mi manca un fottutissimo... Tuturu. Mi metterne giù, mi manca un fottutissimo... Coso di... muschio. Dove l'ho trovato, regà, prima? Prima l'ho trovato... Eccolo, eccolo, eccolo. Yes! Go! Go a fare la crafting room! Speriamo di poter fare una cazzo di accetta, una mazza, una qualsivoglia cosa per spaccare le chest. Cosa che mi serviva? Le corde? No, questi. There's a way, and I know. Feature unlocked, crafting tool. Ok, got it. Craft items. Allora, resources. Ok, posso fare i chiodi, i bulloni, pezzi di metallo, le plank rinforzate. Ah, ok, zero, grazie. Ok, il filo, la pesca, e la pesca, sì, la corda. E... extension, ok, questa è la colla. Posso fare il med con due rags, ok. No, con due bolt facciamo la... baby! Baby, uno di... No, ragazzi, hanno fatto che tipo ti... Ah, queste sono decorazioni. Chi se ne fotte le decorazioni? No, no, io pensavo di poterle... Zapotec. Ok, spero che sia una di quelle cose dove tipo ti puoi disegnare sulla mappa. Perché ogni volta che guardo il letto, raga, mi sembra che ci sia qualcuno che ci dorme dentro. Cioè, che ansia. Oh, voilà, voilà. Let me see. Boom. Easy clap. Abbiamo Sasha. Look at this. Posso swingarla? In una maniera un po' strana, ma posso swingarla. Black Mulberries, non ho idea di che cazzo siano. Queste perché non le posso fare, non le posso guardare né niente? Ci facciamo una bussola? No, non mi serve una bussola. A me, una bussola. Perché non posso fare tutte queste cose, nemmeno mi fa vedere cosa sono? Allora, qui credo che il... mi allarga il magazzino. Qua invece la cooking room diciamo che è più importante. Il driftwood, che cazzo è? Non sono i legnettini, no? Allora, 3 driftwood, 4 bolt che va bene, i craft in casa e 12 plank che la metà credo di averle già. Le usate tutte. Ricordiamo tutti. Sì, per chi fosse nuovo, io non mi sono mai perso in un videogioco, raga, mai. Ne ho fatto anche una challenge dove mi sono bendato, ho girato 200 volte su me stesso e ho ritrovato subito la strada. E minchia, starving, Johnny. Era tutto rosso, il fuoco non potevo farlo, la roba lì. Ma io posso cioppare la legna? Poggers! Hai capito? Ti viene già giù. Mamma mia, cioè se ammazzi l'orso, regà, ti fa già le bistecche cotte. Cioè te lo impiatta già l'orso se lo ammazzi. There's a way, and I know that I have to go away.
Dun 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 dun. Dun 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 dun. No, mi sa che è imprendibile così. Ah, devo ritrovare... Beh, Thanos, devo ritrovare il punto con... Guarda, cioè... Ci ho messo meno tempo a trovarlo che a spiegarvelo, regà. Cioè, il mio senso di orientamento è... indiscutibile. Boom! Oh, la madonna! E questi servono i lockpick che... non potevo ancora craftarli. Old rags. Old rags. She's my cherry pie. È un lockpick in mano. Put. Ah, quello è... no, non me lo fa lockpickare con l'ascia. The Forest resta Gotti. E vabbè, The Forest, minchia, c'è anche da dire una roba, ragazzi. The Forest per uscire come è uscito, minchia, quanti anni, oh. Prova a cioppare gli alberi spogli, magari ti danno tipo questi qua, dici? No, il driftwood è proprio un altro tipo di legno. Sicuramente da cioppare, perché forse questo. Del sole, così, due passi indietro, tre passi avanti. Eh no, evidentemente quest'ascia non è abbastanza potente, raga. Evidentemente quest'ascia non è abbastanza potente. Boom, easy, niente danno gli stick. Danno gli stick e c'ho l'inventario pieno. Quindi andiamo a casa, droppiamo. Tra l'altro anche l'inventario della casa è pieno, quindi... We are fucked, bitches, we are fucked. Vabbè, i funghi li posso anche buttare, tanto non posso cucinare effettivamente. I beet non si rimangia, vero? No. Le black mulberries, che sono quelle che servono per fare la mappa. Aha. Se solo ne trovassi un'altra. Se solo ne trovassi un'altra. E niente, vaffanculo. Ridillo, magari mi sente l'orso. Lui sicuramente una se l'è mangiata. E usando la tecnica di Pinocchio potremmo entrare nella sua pancia e prenderla. Bravo, Johnny! Questa non posso ciopparla? No? Mm, mm, mm.
prima, però ho fatto la cazzata perché spacco questi. Ah no, questo è tra l'altro uno che non ho mai visto, perché se c'è lì la corda. Ma che minchia fa uno scatolone così grande per una cosa, cioè per un pezzo di stoffa? What the hell? L'arcetrima. Ah, il gioco mi sta dicendo che devo craftare una mappa, perché ho trovato un int per la mappa che ancora non ho. Checkmate. Ci svegliamo già nella foresta con un occhio solo e non sai niente, non sai chi sei, non sai cosa devi fare. Vabbè, ripeto, probabilmente mancano dei pezzi già nella pre-alpha, eh. Manca l'incipit. Cioè, per citare The Forest che avete detto prima, all'inizio non c'era la scena dello schianto dell'aereo, eccetera, eccetera. Arrivavi lì. Ah, ok. Ho trovato la blueprint dell'lockpick ora. Ok, devi trovare le blueprint. Salutiamo i dev che ci guardano da casa ogni sera. Infatti volevano regalarmelo, ma poi mi hanno detto compratelo, babbone. E va bene. Bastardo! Farà un arco, Gianni, farà un arco. Vediamo se c'è fall damage. Non c'è fall damage. Non volevo testarlo in maniera così arrogante, però. No fall damage, no fine. In realtà c'è il fall damage, solo che sono caduto in maniera ottimale e quindi non ho preso danno. Sì, praticamente gli sto compilando il codice. Allora, facciamo così. Ok. Allora, per questo cosa mi serve? Allora, il driftwood... vediamo se ho sbloccato qualche recipe. Good. Il lockpick. Gli steel pipe mi servono alla mappa. Fanculo. Steel pipe ce ne ho, mettiamo giù questo, prendiamo gli steel pipe. Minchia, c'ho famissima. Credo che me ne servano un po' di lockpick a sto punto, perché ne userà uno per chest, sicuro. Questi li posso mangiare? Forse sì. Cosa mi dice il lockpick? In box? Sì, dai, sicuramente. Stack limit 1? Magari no, raga, eh. Gianni, ma sai cucinare? E non posso fare fuoco, non posso fare un cazzo! Sono bravissimo a cucinare, solo che il gioco non mi permette di mettere in pratica le mie abilità. Ok, visto che non abbiamo tanta roba, proveremo ad andarci con solo un lockpick. Che magari è una roba tipo a tentativi, magari devi fare tipo il mini giochino e se non sbagli non lo rompi. E come tutti voi ben sapete, se c'è un quick time event da fare non lo romperemo mai. Perché non ho mai sbagliato un quick time event in stream. Mai. Come hai mangiato l'unica cosa rara? Mi sono mangiato la cosa della mappa. Ti sei mangiato la bacca per la mappa? Raga, stavo morendo. Vorrei vedere voi. Mi sono mangiato le bacche rare. Minchia, ma erano giga buone. Cioè... adesso sono proprio propenso, a parte che avendole mangiate ora ho assimilato il loro sapore, le loro particelle, e quindi ora il mio olfatto le trova più facilmente. Ma ancora che sto qui a spiegare le cose, limitatevi a guardare, no? Limitatevi a godervi dell'advanced gameplay.
Cioè, non è che posso spiegarvi ogni singola minima strategia che utilizzo per arrivare al fine ultimo, che è finire il gioco. Ormai il gioco è già masterato, è che non lo sanno nemmeno i dev che se tu le mangi ne spawnano di più. Vedi? Avrei potuto fare la mappa adesso, avrei potuto fare la mappa. Per par condicio mi mangio anche questo. Credo di essermi perso. Raga, io ho aperto l'inventario, l'ho viste così succose. Ho detto, minchia, sto mangiando funghi di merda all'inizio della run, fammi mangiare qualcosa che ha un briciolo di succo dentro. Ho detto, buone se ciliegie. Look at this. Boom, vedete? Le ho mangiate e ne ho trovate due. Cosa ne sapete voi? Rarissima, cazzo. Come il meteorite queste qua. Look at this, non si trovavano, le ho mangiate, ne sono spawnate tante. Ah. Perché le bacche servono per fare la mappa? Ah, zio Carlos, cioè te lo dico chiaramente, senza che ti offendi, cioè potrei spiegartelo, ma tanto non lo capiresti, quindi lascio perdere. Tieniti la domanda e via. Necro. Bella Alex con i 41. Thank you, thank you. Raga, ma dove cazzo sono finiti? Esatto, nebbia. Funziona così. È per quello che le specie... Sì, sì, perché l'ultimo non lo mangiano. Non mangiano mai l'ultimo per paura. E quindi niente, si va all'estinzione. Servono per segnare sul foglio col succo. Sì, minchia, poi ti metti la mappa in tasca e diventa un merdaio. Cioè, la tiri fuori e si spappola in mano. I ribes sono un frutto dei coloranti naturali. Bella F. Con i 20. E Annabel con i cheer. Sam, gli hype train decidi tu quando farli uscire o sono random? No, decidete voi quando farli uscire, if you know what I mean. E torna a casa, sto tornando, sto provando a tornare a casa. Volevo trovare almeno i cosi da lockpickarne uno, che se ne devo craftare altre 50 almeno lo so, vabbè. Andiamo a casa, devo dormire, sto avendo una botta di sonno, una botta di sonno. Minchia, ma sto morendo! No, perché sto morendo? Per il fottuto freddo. Ah, non è che posso morire così nel niente. Cioè, è così veloce il trespassing. Cioè, un secondo prima sei lì che... Ma scusami, ma tutte le puttanate tipo l'adrenalina che entra in circolo... no. Cioè, sono tutte... La scienza ci ha mentito, ragazzi. La scienza ci ha sempre mentito. Io lo dicevo. Va bene. L'avevo fatta almeno la... Ma porca puttana, veramente. È un campfire, non posso, regà, non ho la blueprint, devo trovarla, tranquilli, ora ci penso io.
Devo fare fast. Devo fare hyper giga fast. Ah, mi pare che il muschio l'avevo trovato di qui. Ero vicino perché ho detto cazzo, ma l'avevo trovato. Sono uscito e l'ho trovato. Muschio. Muschio. Mette arde e poi si lamenta. Ma che lamenta? Non mi sono lamentato, anzi. Sono contento di essere morto. Muschio, muschio. Vaffanculo. Ho trovato un tapirulan, regà. Sono i 5 minuti di stasso tapirulan sul wagon a 20 anni di survival. Ok, go. E uni, e due. E che cazzo, ma c'è... Vulcaneto. Driftwood, easy! Ti sei in alive. Quanti ne serviamo, raga, di Driftwood? La cicoria! Ma minchia, sono finito, mo. Ah, mi pare fossero tre che mi servivano i Driftwood. Due? Ma come starving, buttana la miseria. Vedi, non c'ho un... Mangia sti funghetti. Dai, dammi un altro Driftwood, così poi torno a casa e di qui non ci vengo più. Please, please. Give me another one. Devo andare a casa a dormire, se no succede quello che è già successo due volte. Bella Zenas con i 32, welcome back. Zio Carlos, vedi tutto questo? Un giorno sarà tuo. Driftwood. Potremmo farla, zio Carlos, quella scena. Andiamo, troviamo un bel dirupo. Ti prendo per sotto le ascelle. E secondo me su YouTube facciamo le mega view. Ti metto lì i penzoloni. Speriamo che non mi scivoli. Speriamo che non mi scivoli, zio Carlos. Può capitare, dipende da lui. Se c'ha paura e pezza sotto le ascelle, mi sbrisica giù. Parlava del Titanic o del Re Leone? Secondo te il Titanic è quello, va a dirle un giorno, cazzo, gli fa vedere il mare e gli dice stava tutto tuo. Cos'è Nettuno? Il Re Leone. Dei due. Lui mi ha chiamato, esatto, da dietro e gli diceva: lo senti questo? Un giorno sarà tutto tuo. Dando la colpa al rollio. Sam non muore, testa il sistema di salvataggio del gioco in eBay. Oh, bravo Evil, diglielo. E a fortuna, ragazzi, che c'è Evil che mi conosce non tanto, un pelo. Si pensano che io sono morto perché volevo morire, perché non sono stato in grado di rimanere vivo in un survival. Ah, siete veramente una delusione, ragazzi. Costante, continua e perpetua e ridondante, e chi più ne ha più ne metta.
Ma sapevi che in Desperados 3 c'è F5 Quick Save e F8 Quick Load? Beh, non hanno lasciato gli habit dei vecchi giochi. Se volete lo proviamo, regà. Tanto ormai. Mentre che proviamo Desperados, va bene, dai, magari dopo coso, dopo Last of Us. Direi che dopo Last of Us si può fare. Che cazzo mi serve, regà? Le plank, ah no, le plank è un... vabbè, le plank sono il meno, quelle si trovano. Un fottuto muschio. Visto che i funghi sono diversi, non è che prima te ne sei mangiato uno velenoso. No, mi sarebbe venuto scritto Poisoned Dance Game. Spero. Cioè, c'è scritto che c'era tipo il 30... Muschio! Il 30% di venire avvelenato, però... No, sono morto di freddo, credo. Freddo e sonno. Forse è freddo, regà, in realtà. Cioè, non è che cazzo muori di sonno. A me piacerebbe rivederti giocare Frostpunk. Ma se vi ricordate, una sera avevamo provato a farlo Frostpunk, ma... Minchia, ero tiltato subito perché, se vi ricordate, ero diventato anche bravino a giocarci. Ma minchia, se prendi e ti ci metti a giocare da zero senza fare il tutorial, è impossibile. Cioè, dovrei rifare il tutorial. Perché era fottutamente hard quel gioco e non mi ricordo nulla. Però vabbè, raga, di gestionali ce n'è tanti da fare volendo, cioè. E Annabelle che la regala ad Alucard, grazie Anna. Ok, allora ho 12 plank, 2 muschibus, go. Steel wire. Easy clap, got it. Accetta. Due bolt e una jute rope. Dai, dimmi che ce le ho. Ok. Abbiamo i Sasha, easy clap. Ok. Potremmo magari con i... Ce li ho di rag, che mi faccio un med, just in case, sì. Almeno abbiamo un cazzo di medikit. Salvo. Legnetti metti... Vabbè, conviene mettere giù tutto tranne... Tranne la roba che ti puoi mangiare. Ok, allora dobbiamo andare a spaccare le casse. Ciao Xeme, grazie di farlo, benvenuto. Dobbiamo spaccare le casse e... Il driftwood l'ho preso... Sì? L'ho preso a sto giro il driftwood, vero? Non prima? Che cazzo mi serviva, regà? Sono scordato. Quindi sono questi qui che danno 25% di venire poisonato. Infatti vabbè, magari evito di mangiarmeli. Le blueberry mi servono per la mappa. No, devo vedere cosa mi serve per fare quella cazzo di cucina. Ah, i bolt non sono un problema. Il driftwood ce l'ho, vero? Sì.
Aspetta però, scusami, quattro volte li posso craftare forse? Ma non mica le steel pipe. Ce ne ho due. Quanti bolt mi fa? Uno! No, è alla puttana. Ok. Ok. Cioè questo da una spranga di metallo riesce a farne un bullone. Ma la faccia dello spreco. Va bene, abbiamo l'ascia, regà. It's ok. Ora devo solo riuscire a ritrovare dove erano le casse. Forse qua sopra. No. No, cazzo. Oh, shit, shit, shit. Via, via, via. Riesci a testarmi? Dai! Non è che mi potete inseguire per una vita intera, ok? I'm alive, it's fine! Required to be incoming extension, including a number of items, breaking... Ok. Easy clap. Tranquilli ragazzi, tranquilli. Era per testare quanto danno facevano le api, visto che ho appena salvato. Dove sta la vita? In basso a destra, sotto il cuore. Mi hanno tolto solo mezza vita? Esattamente come avevo pianificato. Fammi vedere una roba un attimo. Mouse and keyboard. Ok, è troppo... Ma... What? Ok. Troppo advanced cambiare i keybinding. Crafta la bacchetta per evocare le armi, le api. A proposito di Terraria, raga, devo farvi vedere un video. Devo farvi vedere un video troppo faigo. Dovrebbe essere questo. Ok. Non vi farò vedere il titolo perché altrimenti è spoiler. No, ma non è questo, cazzo. Forse è questo? No, è questo? Ok, ok. Look at this, bitches! Bella schizzato con i 22, welcome back. Perché non ho giocato a Terraria questa mod? Perché non ho giocato a Terraria con questa cazzo di mod? Perché? Io lo reranno, regà. Io lo reranno. Ti caghi anche addosso perché parte instant. Tu, 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 tu.
Ok. Allora, sto starvando. It's okay. My Finch. Cazzo, mi sono poisonato perché ho miscliccato. Mi sono mangiato il Finch che poisonava. Passerà, raga, passerà. Ma che vita di merda. Come te lo curi il poison? Mi dovrò mica tirare un med? Beh, ma che vanno, aspetto che arrivo uno di vita e mi tiro il med. Ma dove cazzo sono finite le chest, regà? Sì, col med ti curi anche dal coso. Dal poison. Però vabbè, ci sta, dovevo mangiare, quindi l'avrei comunque mangiata dopo. E niente, allora cerco le chest, trovo il muschio. Cerco il muschio, trovo le chest. Cos'è il dogbane stem? Può mangiare? E niente, non posso mai mangiare un cazzo. Cos'è sta roba? Ah, ci puoi craftare le corde. Eccolo qua, go. Nice. Più bolt, please. Per me la recipe. Ma come inventory full? No, dai, che cazzo. Questi sono quelli da cucinare. Sì, li butto. Questi staccano a 7, ne butto uno. Bolt, very good. Vento di full, una costante, minchia veramente. Eh no, gli steel pipe li voglio, fammi buttare questo. Che sfiga, regà. Adesso me lo mangio. Buttiamo i legnetti. Che cazzo devo fare? Non ho trovato la... Prima avevo trovato qua, mi pare, la blueprint. Eccola lì. Ok, dai lockpick. Andiamo a casina. Progress, regà. È fatta. Dovremmo riuscire a fare sia la cucina... che... il lockpick. Go! E non si può fare uno zaino? Probabilmente sì, dai, è piccolino l'inventario. Ciao Tommy, yeah! È un survival in mega pre-alpha appena uscito su... sull'Epic Store. Niente da una caduta? No, 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 è perché sono caduto bene ammortizzando la discesa. Allora... 4 chiodi, minchia, 20, no, adesso sto guardando, 3, 12 plank, vabbè, 12 plank, taglio gli alberi, direi. I bulloni ce li ho, il driftwood ce l'ho,
Ok, mi servono solo 9 plank. Go, go, go! Cioppa, cioppa, cioppa! Ma che... Ah, questi non si possono cioppare? Ok, fanculo, mi sa che un legno mi è andato sotto la... la montagna. Ciao, Vlad! La stama, la stama, la stama! Quanto costa il gioco? 15 euro per adesso. Sta a posto, Vlad, dai. Caputtana, l'inventario, raga, non riesco a tirar su tutto. Devo far due giri. Ah! No, avevo ancora una fila. Fuck! Non è vero che avevo una fila, era la cesta! Ah! Go, easy. Aha. No 3 damage. Go. Ho fatto un giro su me stesso per orientarmi meglio. Boom, abbiamo una cucina, bitches. Greenhouse. Chi se ne fotte a greenhouse? Dammi sto cazzo di coso. Se... se... mica ci sono le ricette. Dimmi che ci sono due steel pipe. Yeah. Dammi pure questo che ne faccio un altro medva. Abbiamo un estintore per la cucina. Ma con chi credi di parlare, Johnny? Un estintore per la cucina. Ah, legnetti non mi servono. Questa la metto via, metto via, metto via. Questa la metto giù perché... No, ce ne ho due. Boom, possiamo fare la mappa, bitches. Fuck this shit, I'm out. Mm-mm. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me, I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. Fuck yeah. This shit, I'm out. Non intendo più parlare con voi. Proviamo a cucinare qualcosa, raga. No sticks in backpack. Porca puttana, veramente li devo mettere pure il coso sotto. Ok. Ah, ma che storia. Questo mi dà giga fame, go. Riusciamo a mangiare prima di morire? E da dove l'hai preso, barattolo?
Ma la vita cosa... Ah, vuol dire che mi dà poca vita. Ok, così mi ha affullato. Queste qui danno i bit, danno un botto di fame. Due bit e ti fulli. Quando mi sveglio, ma mangio quello. Day three, bitches. Day number three. Ma che roba. Con i carotini, i patatini. Guarda lì come gira. Guarda lì. Temperature too low. Add the stick. Guarda come la bollizione. Guarda, guarda con i pezzi dei Lego dentro. Mamma che buono. Ah. Ok. Salvato. Ok, allora abbiamo il nostro lockpick. Ah, regà, ma così a naso. Cioè, dov'è il punto quello con le chest? E dove c'è la torre? La torre ovviamente io non la vedo. Fuck. Ma dietro casa dove? Dietro casa. Ciao Mim. Ma la mappa, mi servono i cosi. Due pezzi di stoffa, ce l'avevo ma si sono buggati, sono scomparsi. Anche le berries ce le ho. Dritto per dritto, tutta dritto Gianni, vado. Fuck that shit, I'm out. Fuck that shit, I'm out. Oh shit. Ginart con la Super Sub 26, welcome back. Corri ragazzo laggiù, tuturu. Trova una cesta anche tu, tuturu. Ciao Diana. Avevo due in geografia. Ma Gianni, qui non è geografia, è sopravvivenza. Dobbiamo chiedere a Deli, raga, che a scuola sicuramente lui faceva sopravvivenza. A quelle parti lì. Credo che ci stia girando intorno. No, c'è la gigamontagna. E il fatto è che minchia è tutta identica a sta foresta. Cioè non è che c'è tanto da orientarsi. Cioè essendo che c'è quella nebbiolina bastarda, non ci sono strade o punti di riferimento. L'unica è prendere e tirare dritto. Il problema è che non starà all'occhio e non morire di sonno. Basterebbe trovare un robo di quelli, riuscire a creare... good. Non l'hai mai pronunciato... Ma com'è? Ma se non è... Com'è meme ti devo chiamare? Off ti chiamo. Ti chiamo JM, hai capito? MJ! May Jane! Sei appena diventato May Jane! Basta, hai rotto il cazzo, d'ora in poi tu sei Mary Jane! Se ti va bene, bene, altrimenti il tasto sfoglia lì in alto a sinistra, sfoglia! Oh. Fatemi lockpickare. Easy. Ah 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 ah.
Fammi buttare il muschio. Ah, butto i legnetti, che tanto, vabbè, non sono un problema da trovare. Questi no, che mi avvelenano. Dammi la stoffa. Yes. Porca puttana, ogni cosa che apro... Ah, ce l'ho due black mulberries a casa, sì. Una me la magno. Saludo. Semini, semini, semini piccolini. Mini, mini, mini. L'arcitrisma, ok. Ma quindi è infinito il lockpick? Mi sa di sì. E che buttiamo? Cosa c'è qua dentro? I ruby bit seed. I semi possono tornare utili in un gioco del genere, perché da un po' di volte che questa mi cura, quindi non la voglio buttare. Ma è tutta roba bella. I bit sono OP, che sono quelli che mi sfamano tanto. Buttiamo i funghi. No, non posso mangiare perché mi avvelena sta roba. Cioè, uso questo che mi dà la fame full. No, le lascio qui, dai, magari poi ci torniamo. No, torniamo a casa. Craftiamo la mappa, almeno vediamo come worka. Sono lo stesso inventario, se prendi solo la giacca cosa succede? E ti fa vedere il backpack e... gli outfit, credo che ci siano vari tipi di outfit, perché magari poi cambiano le stagioni, quindi ti devi vestire in maniera trendy. Bene, Terbio per i 3 anni, love Johnny, welcome back, scusami, ma regà, io l'ho messo l'audio nuovo, perché cazzo non va? Io l'ho messo l'audio nuovo per i 3 anni, ma non worka, dopo ci devo riguardare. Ciao Albe. Esatto, c'è la settimana della moda. Avrei messo silenzio, può essere, eh? No, 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 no. No, cazzo, guarda che ne ho trovato un altro. È la fine, raga, qui ci sono altri. Minchia. Vabbè, magari tanta roba la posso staccare. Starving. Recuperiamo uno slot. Easy. Sì, sa che un lockpick è infinito. Sì, è un master lockpicker. Ma io sono onesto, ragazzi. Cioè, se ci fossero delle valigie chiuse a chiave, io avessi un'ascia in mano e un mazzo di chiavi, io userei comunque l'ascia. Cioè, che voglia c'ho di mettermi a lockpickarla? Apri sta cazzo di valigia. Ma avete idea, ragazzi? Cioè, se uno vi dà in mano un lockpick e vi dite... Cioè, e vi dite... E vi dice... Aprimi sta serratura. La fai prima a morire di fame. Ma come cazzo la apri? Cioè, ovvio che usi l'ascia. E chi cazzo è capace a usare i lockpick per aprire? Ma neanche un fabbro. Anche lì deve aver fatto la scuola apposta, vero Eli?
Cosa non facevate? Terza, quarta ora, giusto, lockpicking. Ok, mettiamo giù i semini, mini. Ma scusa, questi cosa... Ah, sono diversi? Aia, ho dato lo stesso coso. Ok. Abemus mappa! Ciao, Eri. Press M to view your map. Look at this! Look at this! Ok, non ci posso disegnare, però. Però va bene, comunque progress. Facciamoci pure... Ma la bussola, che cazzo mi serve la bussola, dai. Simo seri, cioè... Io con una bussola, cosa me ne faccio? Allora, dammi legnettini. Facciamoci una pappa e ce la portiamo. Metti giù. Mettitelo dove dico io. Merda. Mi faccio dei med con questo. Mi tengo tre med craftati. Le corde. Troppa roba. Oh, lascio un cibo cucinato. Questo me lo porto. Oh, chiodi e bulloni me li tengo, che tanto li lootiamo. Facciamo così. E però vedi, il fatto che... Cioè, questa è un po' un'inculata che non puoi dormire di giorno. Cioè, adesso sta diventando notte. Io di notte devo dormire. Allora, vediamo innanzitutto in che direzione si sposta il mio PG. Ok, allora, quindi uscendo di casa dritta è nord. È tipo The Forest, sì, solo che al posto degli zombie aborigeni ci sono gli unicorni. E un orso alto 5 metri e largo 4. Un cubo praticamente, un orso di Minecraft. Ah, ma la mappa proprio si discovera, ok. Giusto, Ginnart, diglielo! Diglielo che con i premi è gratis, siamo a meno 70! Moncas Giga. Meno 70! Cosa ci vuole, regà? Allora, 10... 10 li facciamo adesso velocissimamente, che sono persone che si sono scordate di controllare se hanno rinnovato il Prime. Quindi pigiate, abbonati gratis e 10 li facciamo via al volo. 10 le gift a Ginnart, se arrivano 10 Prime... E siamo già a 50. È comunque un bel passo. Secondo me no, al multiplayer no, Rush. Ma come Niebeit, è vero, raga? Niebiat cos'è, russo? Sembro ricco, certo che mi sembri ricco. Look at this. Look at this all in the mountain. I am a dwarf and I'm digging a hole. Diggy hole. Bella corsisa che la regala Brain e l'escono i 34 mesi. Mi serve un merda di piccone per gatterare quella roba lì. Che cos'è, raga? Sale? Blueprint.
Piccone, easy! Non posso tipparmi? No. Sarebbe stato molto bello. È identico al serie di Subnautica, forse per quello che mi è venuto in mente. Ok, andiamo subito a fare il piccone, visto che tanto è notte e devo fare i nannini. Sento il richiamo che fa le. C'è Toro che ha giocato, c'è Toro che mi ha mandato su Telegram uno screenshot del tavolo di Drug Dealer pieno di robe illegali e del suo PG con le stats tutte pompate. Cioè Toro ha farmato pure su Drug Dealer Simulator. Ah, Cortisa. Non va ad usare gli insulti di Monkey Island. Qual è? Il 3 è quello, il 2? O addirittura forse è l'ultimo. PS non era in game, esatto, sì, era la sua scrivania. Era il 3, eh? Raga, dobbiamo fare... che è quello che dobbiamo ancora fare in stream. Quello con il Monkey Combat. Bruttissimo, eh. L'ho giocato solo una volta. Diciamo che è il meno Monkey Island di tutti. Too Hungry to Sleep. Dobbiamo proprio... Vabbè, i Monkey Island sono tutti belli, regà, dai. Cioè, comunque Monkey Island. Plum, 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 tutum, plum, tum, e ma adesso sono le musichette. Ah, quindi andiamo verso quegli alberi lì. No, il piccone! Ma la bussola non mi serve, Johnny. Cosa mi serve? Sono io la mia bussola. Guarda, guarda quanto sono skillato. Minchia, però gli steel pipe non ce ne ho 4. Qui non ce ne ho manco uno. Porco d'eagle. Eh no, gli steel pipe non li posso craftare. Ah, come mai serve un alveare per un piccone? Per il grip. Ah, è presente i tennisti che si sputano sulla mano? Per non fargli scivolare la racchetta? Lui lo fa col piccone. Però giustamente essendo smart, che dice cazzo, se no muoio di sete, non sputo, ci mette la roba delle Alpi, il miele, così incolla un po'. Vi devo spiegare ogni cosa, raga, cioè è incredibile. Ogni singola cosa vi devo spiegare. Ci servono 4 tubi. Cazzo, li trovo 4 tubi. Andiamo comunque verso quella roba lì e vediamo. Mica, avete messo in mente la musichetta monchiana, ma alla fine. Però non si può andare in giro con l'inventario sempre pieno, purco d'eagle. Lemminga possibile. Minchia, che palle sti giochi di merda, oh, cioè, non ce la faccio più, cioè esco di casa e non posso già più lootare. Cioè, è come andare a fare la spesa con i sacchetti già pieni.
che bella è quella canzoncina lì, Corsesa. Ma aumentare gli slot a casa? Serve il mondo, però mi sa di sì, per forza, perché c'è troppi oggetti diversi. Sono bellissimi i giochi tipo Don't Starve, regà, dove puoi mettere il loot per terra. Don't Starve Hamlet è il più bello di tutti, perché tutti, se vi ricordate le mie RAM bellissime, tu ti compri la casa nell'Hamlet e butti tutto per terra, dritto. Guarda che bello quel grano. Stai sul capo di grano. Quando andava tutto a fuoco. Vedi, quelle non le posso tirar su perché vaffanculo, sono pieno. Questo non può, no, questo posso. Cazzo faccio? E me li mangio così a sto punto. Anche perché secondo me respawnano le risorse. Al nord sento che è di qua. Qua servono al via Randall a farti la porta. Ma che Randall è uno che si avventura. Pancia mia, fatti capanna. Che ti tiro una sciata, ti tiro, cazzo, ti tiro una sciata. Vieni qui che ti tiro una sciata, ti tiro. Non mi atti backstab, bravo, mettiti a cogiulivi. Fermo, no. Ma dai! È certo che stavo usando la tecnica, se lui non vede me io non vedo lui. Con un granchio, esatto. Andiamo al centro, vediamo che cazzo c'è qua. Cazzo di niente. Cosa lì è l'arce, regà? Qual è la traduzione di l'arce? E che cazzo dovrebbe esserci qua? Quello è l'Erch della famiglia Adams. Bene, Claude. Vediamo se troviamo altre riserve. Cos'è che mi serviva per il... è profonda. Ciao, Avast. Cos'è che mi serviva per lime mineral? Ok. Ah, i tubi. Con cosa trado la rope? Butta questi. No, le rope non è che mi servano poi più di tanto. I tubi, eccoli. Tubi di parole.
E buttiamo sto beat, anche se il beat è quello che è cucinato, ci dà più soddisfazione. Mythical Lerch. Anche mio nonno me lo diceva sempre quando andavo all'oratorio con lui, che giocavamo al balloon nel prato, e poi arrivavo e mi diceva Tasetic Lerch. E dicevo, e nonno, minchia. Questa curava un botto, però che devo fare? Che devo fare? Blueprint! Una water can che non beve mai il mio PG. Cioè, a breve devo craftare dei reni nuovi per il mio PG, perché non beve mai, non fa mai la pipì. E ho trovato una borraccia. Very good! Allora, qui sono... Vabbè, torniamo verso casa. Sì, credo che dobbiamo per forza, ragazzi, fare il... anche perché i tubi me ne servivano 5, minchia, uno non ho trovato là. Hai lasciato uno o due pipe? Cosa? Che cosa mi serve per innaffiare? Bene, piacere con i 13, welcome back. Merda, dov'era, regà? Come ho lasciato i tubi? No, regà, a me i tubi servono. Non scherzate con i tubi, minchia. Sai che non ci ho manco guardato per terra? Look at those pipes. Dai che magari ne troviamo pure un terzo. Shit. Sì, Ava, sta voglia. Vada. Au. Ciao Walt, grazie di farlo, benvenuto. Pipe, niente bolt. No. Credo che allora le cose lì, le mappettine che ti guidano, servono per farti trovare o dei punti specifici, tipo adesso che ho trovato la miniera, che dov'è? Dovrebbe essere questa, perché l'altra l'avevo già scoperta. O le blueprint. Giusto, cava. Cioè, giusto che tu beva. Non frizzare, Johnny, esci! Non mi frizzare, puttana miseria! No, eh? Non riesci a saltare? Ok. Ok, appena esce dall'acqua si scalda subito. Ci serve fuoco, non posso accenderlo il fuoco. Cioè, l'unico survival dove la prima cosa che crafti non è un fuoco. Esatto, siamo riusciti a fare una pentola ma non il fuoco.
Però mi servono ancora due pipe per fare il piccone. Però vedi che secondo me respawnano sti cosi. Cazzo, però quello è quello di ferro. C'è pasti steel wire. Perché giocare una pre-alpha? Perché... perché faccio sto lavoro e quindi è interessante per voi vedere dei giochi che devono ancora uscire. Così dite, ah bello, lo compro, piuttosto che no, mi fa schifo, do i soldi a Sam, che spende tutti i soldi per giocare a giochi di merda senza farmeli comprare. E in più mi tiene compagnia. E mi fa conoscere persone splendide come zio Carlos. Non trovate che sia un'idea ottima? Se lo sapevi, ti ho detto che sei una persona splendida. Imbecille. Va mai bene un cazzo. Dice che è un cretino e si lamenta. Dice che è una persona splendida e si lamenta. Una pipe, go! Corri, corri! Corri, cazzo, corri! Minchia, è lontanissimo, regà. È fottutamente lontanissimo. Secondo me di sonno non muore. Prima sono morto di freddo. Il problema è che mi sa che se adesso io mi bagno... essendo che è notte... ok, ho bagnato solo i piedini. Mini, mini, mini. Vai, Johnny. Shit. It's okay. It's okay. Un'altra puttana. La stamina, la stamina. I can do this. Ok, I can't. Mi ero stuccato in mezzo alle rocce, meglio di no. Ci siamo quasi, regà. Ci siamo quasi. Come on. Vedo la casina. No, infatti Avas, per essere una pre-alpha non è fatto malissimo. Allora, dobbiamo espandere il magazzino. È large. Vabbè, 28 plank sono anche, tra virgolette, facili da fare, vediamo. Beh, non riesco a mettere giù qualcosa. Ok. Giusto che almeno prendo la cibazza che me l'ho fatto. Dimmi che mi fa dormire, anche se sono a poco più di metà. Dormi, Johnny, dormi. Yeah. Bella, Zainos. Day number 5. Abbiamo solo sto fungo qua da mangiare. Cuciniamolo. Cuciniamolo e andiamo a tagliare legna come se non ci fosse un domani. Minchia, con uno slot solo, come faccio a tagliare legna?
Ma cazzo, ma questi sono uguali, perché non si staccano? Dai, che borgheria! No, proprio non staccano. Merda. 10-20 e non ce la faccio, ragazzi. Cioè, mi servono 3 slot liberi. No, guarda che ce n'è uno qui. Metto giù le pipe. Le pipe mi servono per il piccone? Che almeno crafto quello, mi tolgo un po' di roba dalle palle. Ok, mi tolgo pure il miele così. Easy clap. Abbiamo spiccone, bitches. Preso nel culo, cazzo. Pensavo me lo mettesse solo in barra, invece no. Però qui ho 2 slot, quindi mettiamo giù... questi, mettiamo giù... ma vedi, anche questi, perché non li stacca? Va bene, dai, ce la faccio. Go a cioppare la legna giga fast. Giga, giga fast. E non devo neanche raccogliere legnetti perché non mi ci stanno. Cioppa, Johnny, cioppa! Che suono credibile quando cioppa. Sì, perché tu la domenica ti svegli e vai a tirare giù gli alberi, vero? E sai come fa un'accetta su un albero di questa annata. Ok, ok, va bene. Critichiamo tutto. So come non fa. 10, dai, ne mancano altri 20. Ma perché alcuni non me... questo mi triggera, che alcuni non me li gatera. Secondo te le streamer si incazzano se gli do delle gran fregne? No, no, assolutamente. Mi fa un complimento, scusami. Che dovrebbero incazzarsi? Greta sarebbe fiera di me. Vabbè ragazzi, è un metodo un po' scurrile per dire a una ragazza che è molto bella. Non è... non è un insulto. È un insulto. Non è elegantissimo, vabbè. Sì, 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 Schele. Infatti non vedo l'ora di uccidere l'orso per vedere se mi droppa direttamente il sugo fatto con la carne. Grazie Cero, mi fa un piacere immenso, vedete? A me ha fatto piacere. Guia ti troppa quattro ruote. Filo a Nanna, ma prima volevo ringraziarti per avermi fatto conoscere zio Carlos New. Hai visto? Grazie a te, Nia. Ah, doc. Bella barba con i 34. Allora, gli sticchi. Il problema è che per prendere gli sticchi... niente, devo buttare una plank. Devo buttare una plank. Prendere gli stick. Mettere gli stick. Prendere il cibo che ho fatto.
mangiare e recuperare 6 plank. Poi cioè, ho tutto, vero? Il wire ce l'ho, sì. Easy, regà. C'è una bellissima farfalla. Ah, raga, io adesso... Non per fare qualcosa. Parlo da uomo, eh. Ma secondo me non esiste una donna al mondo che arriva uno, gli dice sei una gran fregna e si offende. Che poi possa voler fare, ah no, mio, come sei volgare. Ma in realtà dentro è contenta. Ma ne sono più che certo. Quindi magari esternamente potrà dire di no, ma dentro ti amerà. Quindi vai, Johnny, vai. Ma non è femminista, è anche un uomo, Johnny. Cioè, scusami, Necro. Se ti arriva anche la donna più brutta del mondo e ti viene a dire in faccia sei un grandissimo pezzo di figo, tu le dici, vabbè, chi te se in culo, però dentro di te sei contento. Che cazzo, non mentite. Ah, sei d'accordissimo, bravo. Anche perché se non eri d'accordo te ne potevi andare, hai capito? Eh? Perché quello che ho detto per giocarlo vale anche per te. Come 28, no! Abbiamo ragazze che possono... Certo, c'ha le UM. C'ha le UM, chiedete a lei. Ciao grandissimo pezzo di gnocco gnep. Sei veramente un volgare schifoso. Dovreste time outtarlo. Dovreste time outtarlo. Sei veramente un villano scurrile. Siamo al limite dell'umanoide. Grazie Jean. Sorry Jatic, I got it. Oh la madonna. Fammi capire, non sa accendere un fuoco. Ho fatto porca... Look at this! Posso mettere i miei semini mini ovunque, regà! Sistemiamo le chest! Ah, qui una roba di metallo. Qui una roba di metallo. Qui una roba di legno corda. Bella soldato con i 22, welcome back. Ma è abusiva, ma va Johnny, tutto condonato qua, tutto grazie al Covid qua. Fatto il condono e via. Certo, non mi fa più aprire queste ceste. What? Si è buggato, regà. Ok. Ah, guarda che storia, che da fuori ti dice quanta roba c'è dentro. Allora, qui abbiamo detto legno corde, va bene. Qui mettiamo i semini mini. E anche le piantine ine. E qui mettiamo tutto il resto. Esatto, Necro. Se mini ci metto anche il muschio, dai. Metallo. Legno corde. Ok, mi serve fastissimo, regà, qualcosa da mangiare, se non so cazzi. Forse l'ho cucinato qualcosa? No. Serve super mega giga fast. Un funghetto, qualcosa. Come on. Oh merda. Qui nella cesta non trovo mai da mangiare, vero? Come faccio a piantarli, sti cazzo di semi?
Questo è quello dell'orso. Eh sì, prima all'inizio ho beccato un orso. Adesso fortunatamente non ho più beccato. Bella Vlad, notte notte. Come inventory full? Ma porca puttana, sono appena uscito, era vuoto. Secondo me c'è qualcuno che mi mette la roba in tasca, raga, mentre gioco. Ehi, mi sa anche a me, massa, quella di fianco alla cucina. Sa che devo buildare quella parte lì per cosare con i semini. Mini, mini, mini. Questa parte qua. Minchia, metal plate, la colla e 24... Vabbè, le plank sono il meno. Nido cibo, raga. Questo cos'è che è? Ah, ok, serve per buildare. Proviamo a correre di qua. Cioè, mi servono 2, 3, 4, 5 funghetti. Cioè, con una bacca sola, minchia, mangio per un secondo. Tipo che torno a casa, esco, c'ho ancora fame. Non voglio morire di fame, è devastante. Funghettini. Il coniglio non credo che sia ammazzabile. Funghetto. Più funghetti, please. Come on. Altro funghetto. Sì, peccato che mo me li devo mangiare crudi perché non ci arrivo a casa altrimenti. Funghetti, please. Starving. No, legnetto. Funghetto, please. Good. Altri. Need altri. Non è che se corri scende più fast? Eh? Bella Blade che la regala cura. Thank you, my friend. E Mr. Moss Maverick con i 4 mesi. Grande Sam, continua così nel senso a morire di fame. No, Johnny, vorrei mangiare. Thank you, Johnny. Abbiamo tolto la cibazza, raga. Andiamo a casa a cucinare. Give it to me, baby. There ain't no other bad girl. Mi dava fastidio vederlo senza pollo. Non dirlo a me, Blood. Non dirlo a me. Ti capisco, Blood. E in realtà non ho portato a casa praticamente un cazzo. Cioè, è come quando vai a fare la spesa, minchia, inizia a mangiare la roba che ancora non si è entrato in macchina. Porca troia. Con due di questi non conviene fare così. Una corsa contro la fame. Aspetta, forse i legnetti conviene lasciarli giù. Anzi, forse mi conveniva proprio lasciare la cassa del legno giù.
Bella Snake con i 38, aspettando Last of Us, dai che arriva. Così non compro, è giusto così, Thanos. Oh. Buona la pappa, buona. Sì, adesso la cosa bella è che mo dormo perché notte mi sveglio e c'ho fame, devo mangiare l'altra. Carino per adesso, Cepe. Aspettate che apro la finestra che si schiatta stasera. Day 6. Facciamo un saverino. Ah, abbiamo il piccone. E il problema è che... minchia, il cibo... vabbè. Ah, aspetta, fammi vedere cosa serve per fare la serra. Ah, servivano le metal. Ah, possiamo fare le water can. Quindi vedi, il gioco vuole che io inizi a coltivare, allora. Ah, la glue. Ok, serve il lime mineral che lo posso andare a gatterare mo. La larch resin. Ah, cazzo, mi sa che devo picconare gli alberi là. I leaves, ok. Però mi serviva anche qualcosa di metallo strambo che non posso craftare, mi sa che devo recuperarlo. Ah no, i metal plate. Minchia, due pipe. Quanti metal plate mi servono? Quindi sono sei pipe che non ho. Ok, let's go. Ok, di qua. Picconare gli alberi. Secondo me per prendere la resina devi picconare gli alberi. Non credo. O magari gliela trovo le attaccate. Di solito la resina si prende picconandoli. Cioè con... cioè almeno nei survival con l'accetta prendi la legna, col piccone prendi la resina. Devi abbatterli, ok, va bene. E Nico con i 32. Thank you, welcome back, grazie mille. Mangia oltre la nebbia di Monza. Ma per adesso è abbastanza normale. Però calcola che in pre-alpha i mob sono cazzuti, ho visto. Al momento non hai modo di difenderti. Cioè armi non ne puoi fare. Quindi devi scappare dai mob. Ah, lì c'è la caverna che abbiamo visto prima. Perché ho come l'impressione che andrà a finire in bocca all'orso? Perché non credi in me. E questo mi fa male. Questo mi fa male, Alucard. Anche l'orso mi fa male. Sì. Siete simpatici tutte e due. Perché non prendete voi due mano nella mano con quell'altro, zio Carlo, se ve ne... Ho preso il lime, rifacciamo l'ape dopo. Cioè, minchia, l'albero 2 ore. Questo tocca dentro o spappola? Cosa ma... Ah, zio Carlo, se non ti va bene essere bullizzato, basta che lo dici.
E ti ignoreremo tutti, non verrai più salutato da nessuno. Sarà come se tu non ci fossi. Oppure puoi continuare a ringraziarmi per venire bullizzato ogni singolo giorno. Decidi tu, per me è indifferente. Era una mini miniera, regà, non è che poteva... Cioè, la miniera di sette nani. Sembra una minaccia. No, quando ti dicevo che ti avrei schiacciato con la macchina era una minaccia. Velata, ho sempre fatto pensare che era uno scherzo. Però in realtà era una minaccia. Mi dissocio, Twitch, sto scherzando, perché adesso, cioè, puoi dormire in stream, ma se fai una battuta troppo simpatica, se la clip la vede quello che non sa ridere, va tutto a puttane. Mi dissocio. Sto scherzando, it's a prank. Non nego però che lo schiaccerei con un triciclo, quello sì. Sono pronto a metterlo agli atti. Sarebbe fottutamente divertente. Se fosse di legno sarebbe una plank. Allora, questi davano minchia. Oh, vediamo. Però magari due di questi è sprecato. Questo funghe. Vedi? Tu fai questo più un fuoco. Quelli vanno mixati. Good. Niente, è proprio quello il bello, McCandy. Perché se lui mi avesse fatto qualcosa avrebbe la possibilità di chiedermi scusa e io sarei costretto a smettere. Invece non avendomi fatto niente, non ha counterplay. Cioè... Dai, che un simpaticone zio Carlos. Stessero tutti al gioco come lui. Facciamogli credere che è un gioco, regà. Facciamogli credere che è un gioco. Ci vuole intelligenza stare al gioco come lui. Esatto, Zucche. Il mix estivo di M2O. I vasetti è proprio lui un produttore. Allora, le api fanno il miele, il mio PG fa i vasetti. Cioè... Ognuno è un po' bravo a fare quello che madre natura gli ha dato la possibilità di fare. E io tiro fuori i vasetti. Ah, cosa ci faccio con... il lime per fare la colla e basta. Oot, fishbone? No, blue cap, no. Fishbone? Quindi posso pescare? Quando faccio una live di cucina... E come faccio a fare una live di cucina, Johnny? Mi servirebbe una webcam. Oppure devo trovare le ischie di pesce, dici? Il sacchetto di carta in testa, quello del pane, cazzo. Minchia, regà, faccio il primo stream di cucina senza webcam, leggendario. Vi faccio sentire la cipolla che sfrigola in padella. Cioè, sarebbe leggendario. Per compensare giocando a Cookie Mama.
No, qui c'è un'altra miniera, vediamo se c'è altro da scavare che non è lime. Però non capisco come trovare sti pipe. Perché fanno corsi di cucina per ciechi? Fanno dei corsi di cucina per ciechi, veramente? No, per carità, non è che i ciechi non possono cucinare, però non c'è... Cioè... Perché mi ha detto di crociarmi dagli animali cattivi? Non c'è un cazzo... Via. Ok, quello è l'orso treno di prima. È l'orso treno di prima. Come li passo oltre che c'era del loot dopo di lui? Cioè, dice di stare crociato nell'erba alta, ma prima io mi sono crociato in mezzo al cespuglio e mi ha sgamato. A meno che per erba alta intende questa. Ma io devo andare a lootare lì. Bravo Baloo. Shit. Oh baby. Shit! Ah! Non mi puoi prendere qui, pezzo di merda! Dai! Dai! Try to bite me! Vieni qua! Dai! Ti sei buggato dentro la roccia? Non puoi più uscire? Cazzo sì. Quindi? Chiedo... Allora, ha clippato attraverso le cose. Ha chiaramente clippato attraverso gli oggetti. Cioè, 200% cheat. 200% cheat, raga. Io ho fatto tutto quello che potevo per sopravvivere. Davvero survivor. Ma i dev che stanno guardando lo stream... hanno deciso di attivare i cheat all'orso per farmi fare brutta figura con voi. Perché loro hanno un piccolissimo canale Twitch dove nessuno li segue. Fanno poche view. E allora hanno deciso di andare a rovinare
gente che ha passato anni a coltivare il proprio lavoro e distruggendo la fama di true survivor. Quindi faccio fare submit. Ma non puoi fare submit. Ma cos'è sta porcheria? Non puoi fare submit. Non c'è più il mouse. Clicca Y. Ma com'è troppo lungo? È sparito il mouse, regà. Dai, ho dovuto fare ESC! Il submit per il bug è buggato, regà! Sono veramente amareggiato dalla situazione che si è venuta a creare. Cioè, amareggiato e anche parzialmente imbarazzato. È l'orso che citta per... Sono ancora loro, i dev che... Spegnete lo stream, dev! Mi stanno ghostando! Mi stanno ghostando! Ah. Va bene. Ma ce l'avrò vinta io. Orso, mica, chissà che fine ha fatto Orso. Ma che fine ha fatto pure Budi. Budi, bello, ci scomparsi tutti. Budi ha messo il cappellino e cambiato. Avevi rimpicciolito l'orso. Ma che cazzo ne so. Ah, tre fit sono... Scusa, tre fit. Vabbè. Ho detto, se ci scrivo 3 meter, questo mica capisce. Farò no fit. Dai, dammi dei pipe. Minchia. Che botta, raga. Se premi F2 rimasti in memoria... Ah, thanks. Submit, thank you, submitting! Vedete perché si comprano le pre-alfa? Per aiutare i dev a tirare fuori il meglio di loro. Ma
butta questo. Adesso capiscono che l'orso è troppo piccolo. No, vabbè. Non lo trovo un orso tanto così. Allora, mi servono 6 pipe. Però c'è da dire una cosa, regà. Ah, per chi l'ha già giocato, ma c'è altro da fare nel gioco? Perché a me sembra un po' vuoto di cose da fare. Cioè, c'è da fare qualcosina? No, Tegine, grazie ancora. Ho visto una lirica ed è tutto così. Puoi pescare ma non puoi ancora cacciare. E come mica pesco che non posso far la canna? Ah, avere il piano di sopra è da costruire, ok. Che ho fatto un giro di merda. Vabbè, almeno esploriamo di qui. Beh, la lore immaginavo non ci fosse in pre-alpha. Ah, devi trovare la blueprint che ti sblocca la canna da pesca. Ok. Però non ho capito, cioè scusatemi, quindi il gioco alla fine è solo un survival fine a se stesso? Cioè devi solo sopravvivere, non puoi combattere con gli animali, cioè l'orso io non lo posso uccidere. Cioè non posso far prevalere il maschio alfa cacciatore che è in me contro la natura. E twittare Greta facendole hashtag checkmate. Per ora sì, è solo questo, ok? Ma dove vai a dormire che è mezzanotte meno 2 minuti, zio Carlos? Cioè, almeno fino a mezzanotte 20 devi stare qui. Ma che cazzo è che mo te ne vai a dormire quando vuoi? Guarda, lo sanno tutti, anche Perse. Come succedono gli orsinani? Zio Carlos diventa una zucca dopo mezzanotte, boh. Prima un'anguria. Ciao Volken. Ah, Volken è il secondo account di zio Carlos, Sgamed. E allora adesso dobbiamo iniziare a fare mobbing su Volken. Per forza. Perché mi ha detto che mi devo crucciare? Ah, perché sono tornato dove ero prima? No, vabbè, ma che cazzo! Non mi prenderei mai qui, pezzo di merda! Ma che cazzo! Dai, spingimi nelle texture! Spingimi nelle texture! Non mi spinge nelle texture. Fermo, fermo, sono invisibile. Marrano. Prendi questo. E questo. Ah! Ma poi quanto è devastante, raga, che tu! Morto!
L'orso è un pelo buggato, sì. Minchia, però sì, quando ti dà la botta, regà, è proprio cattivo. Però me l'aspetto così, la botta di un orso, eh. Cioè, alla fine, minchia, è giga un orso. Secondo me quel tonfo lì, se ti dà una capocciata, lo senti. Ah, fammi vedere. Avete detto che sopra posso buildare. Aha! Posso fare una segheria. Vabbè, alla fine giustamente qualcosa da fare dovevano dargli al personaggio. Qualcosa da fare. Dovevano dargli la persona. Allora, raga, io direi che con questo ci possiamo fermare qui. È carino. Però dobbiamo aspettare qualche patch, raga. Manca qualcosina da fare. Con qualcosina, diciamo che per adesso hanno apparecchiato la tavola. Quando iniziano a portare almeno l'acqua, ci sediamo.